Bene, bene, quindi volata 2, volata 2 con, quindi spalla a spalla, andremo a vedere gli atleti come se la vedranno e partono, volata lunga, si parte ai 250 metri, quindi andremo a vedere se sarà Virgilio Franchi, lo vediamo controllare qua, volata finale con il pettorale numero 450, quindi Michele Belluschi, andiamo ad applaudire davanti a Virgilio Franchi con il 92 ed è trombetta Daniele, quindi si è invertita la posizione di Virgilio Franchi e trombetta, ma in mezzo a loro Belluschi si è andato quindi a mettere in prima posizione, quanto può stimola un po' tutti qua. È facile, porta colori dell'onda verde di Corbetta, velocissimo ed è Luca Torelli, volata per lui nel 94, i nostri complimenti anche a Fabrizio Poli, per ora è in terza posizione del circuito, quindi e arrivano, eccole qua anche le maglie della ARC Busto, noi andiamo a salutarlo con l'arrivo di Marco Moroni e arrivano, è bene ragazzi, forza! Vai, 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 si arriva con il 5-8, andiamo a salutare anche Alessandro Volonté, Torino Trogu con il 170, onda numero, mille, numero! 170, bravi ragazzi, eccola qua, un saluto anche a Walter, grande Walter, eccoli, molto vicini dall'altra parte, cominciamo ad intravedere anche l'arrivo della prima donna, quindi signori alla vostra destra il cronometro, segnate il tempo. Che avete impiegato 5700 metri, ma poi con l'ausilio di Otto Ciccomo il tempo ufficiale di gara tutti di voi. 400 metri. Qua anche Ferrari arriva per Bernati, grande, ottima anche la sua prestazione, intanto noi siamo sempre qua in attesa nel vedere se dall'altra parte arriva la sagoma della prima donna, guardate qui quante maglie dell'onda verde, bravissimi, grande Vittorio, vai così. 204, 333, 61, andiamo avanti, Claudio Di Traini, conclude la sua gara anche Luciano Rossi, 400, bene, 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 vai, e un saluto particolare anche a Rino Castagna, grande, grande Stefano, 36, grande Stefano che lui d'arrivo. E qua signori, l'arrivo della prima donna, eccola qua, noi andiamo a salutarla e ringraziarla per la sua presenza, un saluto, un grande applauso per lei, un saluto a Simona Morelli che si va a giudicare la gara, quindi va a consolidare la sua posizione del circuito, brava Simona. E anche l'arrivo di Simona Gardelli, saluto anche a lei insieme a Michele Romanini, brava Simona, ma si corre un po' più per divertimento, quindi abbiamo il valore di Simona, quello che ha fatto fino adesso, mi fa piacere sempre vederla, bene, 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 intanto anche Goldani taglia il traguardo, un applauso anche per Nicola Fornara, quindi si arriva, si prosegue, quindi l'arrivo di Morelli al femminile per quanto riguarda quindi la gara vincitrice quest'oggi c'è di tappa e quindi va a consolidare anche il suo primo posto, ecco, un saluto anche ad Aldo Micco che arriva e taglia il traguardo, un saluto anche all'amico Roberto Marabini, bravi ragazzi, forza, 155, 164, vieni, 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 fa finta di non guardare che sei uno di quelli che ha faticato veramente tanto insieme a tutto lo staff, qual è la soddisfazione di vedere una gara che si sta via le mani, 120, 148, 148. Abbiamo spostato dal campo perché aspettavamo tante persone, diciamo che numero dai 456. Ero esperto in questo e no, mi stavo insegnando bene. Spero che l'anno prossimo potremo essere ancora, avere ancora una serata migliore. Sicuramente sarà così perché il passaparola è la miglior pubblicità, quindi
ti sei trovato bene questa sera, non può che parlarne bene in giro, quindi l'anno prossimo portare un amico. Intanto arrivano altre donne, non so se me ne sono perse, intanto in questo momento arriva anche Gloria Giudici, ricordiamo lei in ferita anche lei per quanto riguarda la gara competitiva, brava Gloria. Arriva altro femminile, quindi con il 158 andiamo a salutare anche Stefania.